Questo calendario vuole essere un augurio a comunicare ed esprimere che ci accompagnerà mese per mese con la lettura grafico-cromatica dell'interiorità di ogni autore. Dedico queste letture a mia figlia Elvira, che nel suo autismo mi ha insegnato a comunicare. Cover. Un turbine blu da sinistra a destra sconvolge l'albero dal grande tronco, che sa resistere alla tormenta anche con i suoi esili rami, sensibilissimi alla comunicazione, con le lettere foglie che vorrebbero comporsi nelle parole del bambino sospeso, Alice, con tutta la sua grande volontà di appropriarsi del linguaggio, cioè della protezione affettiva al mondo sociale. Gennaio. La composizione trasmette il bisogno di centralità della protagonista, che nel suo assolo musicale celestialmente riempie lo spazio delle possibili immagini di sé, in bramosia melodica verso l'alto e in desiderio di scarica, danza erotica in basso, nel riscattare la grigia dubbiosa timidezza del corpo. Febbraio. Due belve ammansite musicalmente nella loro gioiosa cromaticità inconscia, evocazioni delle pulsioni adolescenziali. Marzo. Un flusso di energia dal rosa al rosso che si intensifica, da destra intimità affettiva, a sinistra sociale, con una sovrapposizione violacea sul blu riflessivo, come accumulo di una latenza da esprimere. Aprile. Una visione festosa di comunicazione che riscatta l'autismo dei due bimbi con palloncini blu, riflessione, in un'immagine di leggerezza rispetto al peso esistenziale. La scansione ritmica e precisa di questi mandala, con predominanza del rosso, contenente varie emozioni chiaroscurali, ci racconta della volontà di uscire da un'autocentrazione, dall'interno all'esterno, tentativi ripetuti di comunicazione. Giugno. L'albero della vita cresce in controluce su uno sfondo di crescente luminosità, rendendo percettibile la propria esilità sensibile e vulnerabile su uno sfondo in un ambiente che incoraggia a vivere tutte le sfumature emotive della giovinezza. Luglio. C'è uno spazio vivo che separa ed unisce al tempo stesso le due triade di cani contrapposti in ascolto con la centrazione delle orecchie tese, espressione emotiva e pelo accarezzato nel disegnarlo in modo differenziato e con cura, che ci racconta dell'ipersensibilità di Samuele e del suo bisogno, doppio sogno, di carezze. Agosto. Pesce, occhio, uccello fluttuanti. Verso un controflusso che investe sensualmente dai sapori, odori, colori della vita, tutta da assaporare. Settembre, esplosione sonora di energia cromatelica che sottende un accumulo della stessa latenza con la felicità dell'espressione autotelica. Ottobre, un Diego che rivolge la propria incisiva aggressività su una piccola preda, rischiando di scaricarla sulle proprie spire. Novembre. La suggestione della notte stellata di Van Gogh è offuscata da un nembo grigio, dubbio, che dal sociale fluisce verso il nero cipresso, solitario, chino e chiuso nella sua intimità affettiva. Dicembre. Tre donne dei corpi fluenti come fiumi melodici, raccolte e aureolate nella loro sacralità luminosa, dominata dagli aloni fantasmici del dubbio, che ispira la ricerca di armonia.